dell'età per ricordarti. Ma certo tesoro, questa sigla? Questa era la sigla di Saranno Famosi, oh, anche detta Fame. Brava. Del film e dell'omonimo telefilm, telefilm che avevamo sulle reti televisive. Che io seguivo con grande passione perché avevo già deciso di essere famoso? Di essere famoso, di fare questo mestiere. I wanna live forever, voglio vivere per sempre. E quello, io seguivo sti telefilm ed è stato. Diceva Lydia Grant, la professoressa nel bel mezzo della sigla. Oddio, Lydia Grant, suderete, suderete. Oddio, noi qui è informato. Fama, adesso ci fa la storia ma di fare, ma fare, chi era la professoressa? Lydia Grant, a metà della sigla diceva, voi fate sogni ambiziosi, fallo parlare, voi sogni. Fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma queste cose costano. E è proprio qui che si comincia a pagare. Bravo. Col sudore. Sempre col sudore, col sudore. Sempre la cosa pesante. E io questa l'ho usata come prima sigla del mio primo spettacolo comico. Perché volevi diventare famoso? Io veramente volevo diventare da bambino un attore americano famoso. Poi ho capito che attore americano sarebbe stato difficile, però sono rimasto all'attore famoso. Quindi, insomma, no, volevo fare l'attore, come tutti gli attori si augurano ovviamente di diventare famosi. E questo telefilm mi faceva venire voglia, perché era meraviglioso. Loro imparavano a recitare, a cantare, a ballare, cose che noi in Italia non sappiamo fare. Tu sai almeno recitare. Tutti insieme. Sai cantare? Io so fare parecchie cose. E sai anche ballare. So anche cosa ti manca? Dunque, cosa mi manca? Niente. Niente. Non ti manca? A pensarci non mi manca niente. Oh, ma come ho scoperto? Perché te io l'ho fatto scoprire. Sì, è vero, non mi manca niente. Potrei essere un uomo felice. Hai vinto e invece? Scudetto. Ho vinto anche lo scudetto! E ce ne siamo talmente accorti che lo sai cosa ha fatto questo lo so signore? Lo so benissimo. Diciamolo che poi lo facciamo anche vedere. No, no. Io mando solo un ruolo di parola. Stima totale per quello che ha fatto. Perché cosa dirlo ha fatto? Ha camminato. Vai. A Napoli, vai. In città. Completamente nudo, solo con una pentolina davanti alla vediamo, e nulla e niente resterà impunito, come diceva Cuore, settimanale satirico, vai. Passiamo infatti. Tutto questo per il Napoli e per la grande. Ti piace? Come mi trovi? Benissimo. Vero? Farete l'amore così. La natura nostra va di moda. Stiamo riallacciando i nodi del percorso interiore di Francesco Panontoni, sì, che lo ha portato dai quartieri spagnoli di Napoli a sognare la fama, sì, sì, fino a esibire le sue pudenda coperte esclusivamente credo da un pentolino. Credo che un artista debba riuscire a far tutto, anche quello, anche esporsi nudo e soprattutto mantenere le parole date. Io alle Iene avevo promesso di fare questo percorso, questo esistenziale, questa piccola passeggiata. Questo percorso, quanto hai camminato nudo? Ho camminato insomma almeno una mezz'ora. Mezz'ora nudo per Napoli! Tra l'altro la pentola, è una curiosità, c'era l'acqua calda dentro bollente? La pentola? Per le offerte. No, non c'era l'acqua calda. Per le offerte? No. Avrei avuto un piccolo fastidio. No, c'era della pasta e patate fatta con la provola. Perché? Con la provola, perché il pegno era proprio quello, passeggiare nudo mangiando pasta e patate con la provola, perché io aborro la provola nella pasta e patate, per cui per pagare il pegno ho dovuto mangiarla con la provola. Giusto. E quindi, che è stato ben più duro che girare nudo, ovviamente. No, devo dire che hanno fatto una trattoria di Napoli, l'ha fatta molto buona perché era anche saporita. Ti sei anche ricreduto. Che diceva la gente intorno a te? Impazzita. Gente impazzita. Ma guarda, in realtà il percorso era abbastanza semplice. Il servizio che hanno dato alle Iene era molto semplice. È stata la morbosità del web che l'ha fatta diventare
così. Ma infatti erano tutti con il telefonino, cioè non guardavano te, erano lì a farti il filmato. Esattamente quello, perché se la gente avesse visto solo il servizio delle Iene, nessuno ci avrebbe fatto caso. Ma sta cosa di cercare di guardare, capito? Sì, no, è stato quello. Web è una cosa terrificante. No, stavo vedendo che avevi delle elegantissime scarpe da ginnastica bianche. Sì, modestamente avevo delle scarpe. È veramente inderubabile, perché uno dice, non so, metti, ma beh, no, che ne come devi girare. No. Proprio ha sfidato la Feriglia e la Falchi, ovviamente. Serena, mica... Mica prima l'avevano fatto la Feriglia e la Falchi per la Lazio e la Roma. Va bene, va bene, chiudiamo questo capitolo. Ma lasciamo perdere questo capitolo tristissimo. Capitolo che per alcuni versi è stato anche increscioso, ma lasciamo perdere. Ricominciamo dai tuoi idoli americani, perché così risogniamo insieme. I primi due sono stati anche, diciamo, la vostra più geniale esibizione a tale e quale. Stanley Olio, Fred Astaire e Ginger Roger, e un fantasmagorico Jerry Lewis che ha nutrito i nostri sogni di bambino nella gag della macchina da scrivere. Meraviglia, vai. Che meraviglia, che sì. Quattro di camomille. 3 chili di fichi. Che cosa hai detto? 3 chili di fichi. Ricominci un'altra volta con quel dente. Voglio vedere quando ti deciderei a fartelo togliere. Questa roba qua mi ha fatto venire voglia di fare questo mestiere, perché io mi sono nutrito con questi film. Tanto tempo fa, quando c'era la Fiera della Casa a Napoli, la mattina alle 10:30 andavano in onda questi film in bianco e nero. E io mi nutrivo di questa roba, delle commedie di Edoardo. La tua prima esibizione te lo ricordi? La prima volta che hai avuto una platea ad ascoltarti? Sì, me la ricordo, perché io ho frequentato una scuola d'arte drammatica, ovviamente. No, ma anche proprio da bambino, la prima volta esibito? Ti esibivi da bambino? No, forse da bambino no. Forse l'ho fatto, ma non mi ricordo. Ma questo sei te? No, questo sono io. Che figo. In età giovanile, avevo 20 anni e passa. Che bel ragazzetto, bel ragazzetto, un bel ragazzetto, bel ragazzetto. Sì. Queste erano, sai, le foto che si facevano da giovani attori, per i book fotografici che si mandava, tanto quanto ero carino, mamma mia, che bella cosa. Sai, ancora carinissimo. Che fine casa fa, che fine. Smettila, che brutta cosa, mamma mia. Vabbè, lasciamo perdere. Ma adesso sei affascinante, è un altro sì, fascino. Sì, adesso sono affascinante. Guarda là, guarda che bellizza. Guarda che bellizza, è bellino. Era veramente carino. E quindi la prima esibizione? La prima esibizione vera, con un pubblico vero, è stata a scuola. La scuola di recitazione, feci addirittura un Brecht. Un Brecht e un Beckett. Io nasco come attore drammatico. E poi alla figlia di Iorio facevi ridere tutti. La figlia di Iorio, sì, ha fatto questo percorso di teatro più o meno importante. E poi alla figlia di Iorio, con la regia di Ugo Gregoretti, cominciai a fare l'imbecille in scena. E, in scena? Sì, è quello il problema. Cominciavano a venire fuori i miei primi personaggi in scena, quindi noi facevamo delle cose in coro, io facevo ai miei colleghi, scusi ma tu suoni a batteria, e quindi ovviamente, insomma, fui cacciato dallo stabile di Torino. Ma invece una cosa di, come dire, una cosa del tuo repertorio classico, te la ricordi? Un brano, un monologo? Amici romani, concittadini, prestatemi attento e ascolto. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che lo... insomma, Shakespeare. Lo potrei fare tutto, ma lasciamo grande. Shakespeare. Bravo Francesco! E da Shakespeare arrivi a un certo punto a Indietro tutta, dove sei Cupido. Che bella cosa. E lo rivediamo. È vero, è Cupido. Qui tra l'altro. Adesso me lo ricordo.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Attenzione che è partito come Cupido. Colombo. È partito come, Cupido. Come Colombe, al desio chiamate, l'un prese l'altre. E se sia più nobile sfuggir nell'animo Francesca o prender l'armi contro Paolo e Paolo e Francesca. O prender l'armi contro Paolo. Oh Giulietta, Giulietta, ma perché sei tu Giulietta? E se tu ti chiamassi Francesca, allora sì che saresti Paola. Amici romani, concittadini, io vengo a seppellire Paolo, non annodare Francesca. Paolo, oh, voi e Francesca, rimembri ancora quel tempo. Avete un po' di bromuro. A livello, oh Paolo e Giulietta, oh Francesca e Paolo e Francesca. Ma che mischia, ha mischiato. Oh Giulietta, se vuoi, no. Che io, perché io non, che l'amore, no. È perché la coppia, è perché l'insieme, calmati. È perché non mi ricordo niente, proprio sacchi. Il gioco geniale di Renzo era quello di farmi fare l'attore drammatico appeso, che aveva voglia di esprimersi in qualche modo, ma non ci riusciva mai perché insomma non me lo permettevano, ed era un gioco meraviglioso. Vabbè, Arbore, che lo amiamo tutti, e lui, però anche lui ci ama. Perché ogni tanto chiama, insomma... Davvero? Chiama. Quindi Gianluca è possibile Santoro. Che ci stia vedendo? Certo, oh, è molto Renzo, ti adoro. Mua, tanti baci, ciao, 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 ciao. Ciao. Senti, ma tra i quartieri spagnoli dove sei nato, il Vomero, dove andavi da... avevi dei parenti al Vomero, dove ti trovavi più a tuo agio? Il Vomero è il quartiere più chic di Napoli, almeno. Sì, sì. Lo sì. Era quando eravamo ragazzi. Sì, era un quartiere, sì, abbastanza chic, però ai tempi era un po' un centro commerciale, perché di sera non succedeva niente. Invece adesso il Vomero si è rivitalizzato, è pieno di bar. Ma da bambino invece i vicoli di Napoli o i viali del Vomero? Ero abbastanza, diciamo, borderline, nel senso che stavo bene sia ai quartieri che al Vomero. Avevo dei miei cugini al Vomero che frequentavo ed era un ambiente un po' diverso, e poi rimanevo al centro dove insomma frequentavo la strada, era un po' di origini scugnizzoide. Le prime risate chi te le faceva fare, a parte la televisione? Famiglia oppure non so nel... Guarda, devo dirti che no, mi ricordo che le risate vere me le ha fatte fare la televisione, me le ha fatte fare proprio Stalle Olio, per esempio. Che io da tu bambino... sognavi da ragazzino Stalle Olio, tu pensavi questa cosa, no, tipo, mentre andava la clip, hai detto questa cosa surreale. No, non è che li sognassi, cioè, ero pensavi? Convintissimo. Ma quanti anni avevi? Ma uno, due, tre, per quando piccolissimo. Che Stanley e Olio fossero Umberto Smile e mio padre. Me ne sono accorto dopo che... Ma perché realtà... invece chi sono? Ah, vedi? Ho ragione. Convinto. L'ho scoperto oggi. No, convinto. No, ma fine. Ho provato a nascondermelo, non ce l'hanno fatto. Ma vedi? Lo sapevo, avevo ragione. Ah, no, quindi... Per me sono idoli indiscussi ancora adesso, Ma la certo. Loro comicità è viva e vegeta ancora adesso. Certo. Meccanismi certo. Meravigliosi. Che resteranno per sempre, che sono quelli i meccanismi veri della comicità. E tant'è che insomma sono una delle tue esibizioni più divertenti in questa tall'ultimo tale quale, che noi rivediamo ogni volta come una specie di droga. È vero. Una roba da di no, droga no. E città ovviamente per la televisione. Il buon umore. Secondo te? No, vado via, non la reggo quella, giuro. Brividi. Sono impazzito, impazzito. Ah, brividi. Guarda che brividi ce la rifà pure dal vivo adesso, ce la rifanno anche dal vivo. Va bene, perfetto. Brividi, c'è nella clip? C'è brividi. Vediamo se c'è. Io non ci voglio vedere. Solo il mio, però, vattene amore, non c'è brividi. Ma come non c'è brividi? Perché non l'avete messo? Ma io non voglio vedere brividi. Intanto rivediamo questo. Il brividi, io la devo rivedere. Questa ci è venuta brividi. Particolarmente non posso, bene. Non posso vivere senza. Anch'io. Tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. Facciamo sera. Siamo soltanto noi due, perché ogni notte inizia con te. Non riesco a nasconderti che sono sole, più bello è, oh sole mia, s'affronta a me.
sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che cantorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità. Sogno mi sveglio ed è già domani, cosa è più freddo di una stazione. Forse lui verrà a treno. Scusate perché la... Mi spiace. Aspetta un attimo Renzo, no, perché siccome... Renzo! È Renzo! Che meraviglia! Aspetta Renzo, non so se ci mettiamo il microfono perché come voleva si dimostrare, noi che Renzo Arbore lo amiamo più della vita, lui ha chiamato sul telefonino di Gianluca, ecco, si sente? Ti amiamo! Sì, io sento perfettamente, vedo perfettamente Paolo Antonio che ha fatto una carriera brillantissima, straordinaria, poi ci sono gli amici che fanno pure il segno del cuore. Io ogni mattina a quest'ora vedo domani è un altro, oggi è un altro giorno. Ma noi ti amiamo Renzo! Renzo! Vedi lui come avanti, lui ogni giorno vede domani è un altro giorno. No, oggi perché lui è sempre avanti. Grazie della vostra simpatia, del vostro affetto, a me 86enne, figuri quanto fa piacere. Però non sto sentendo quello che dice. Paolo Antonio, ma non sto sentendo, ho visto che muoveva le cose, ma non lo sto sentendo. Ho sentito prima che mi ha fatto gli auguri e mi ha fatto i complimenti. Sei straordinario, ho detto che tu sei sempre avanti e non vedi oggi è un altro giorno, siccome tu sei avanti, vedi domani è un altro giorno. Ho sentito, grazie tante della cosa, della simpatia. Ma Francesco cosa gli stavi dicendo? Io che vedo questa cosa, devo dire a Serena che sono un po' rammaricato di non aver potuto ricordare Mariangela Melato quando è stato il momento, perché non stavo bene quei giorni lì ed è venuta Anna. Vabbè, ma insomma capiterà un'occasione di incontrarci e di parlare anche della... Mariangela, ma poi di parlare di quello che volete. Va bene, capito. Renzo, grazie di esistere. Grazie. Grazie di esistere, Renzo Arbore. Grazie davvero. Signori, in piedi per Renzo. Bravo! Ciao! Ti vogliamo bene! Grazie tante, vedi, no ragazzi, questa è la standing ovation, proprio non la merito. Grazie ragazzi. Allora, ciao, un abbraccio. Ciao, abbracci, grazie. Ci vediamo presto, spero. Grazie. No, vabbè. Che bella testimonianza. Ma che onore, che piacere. Ragazzi, è una bellissima, bellissima puntata, tutto. Complimenti. Straordinaria. Tu sei... straordinario quanto... programma, eh? È certo. Complimenti per tutto quello che hai invece fatto. Quello che fai te no, eh? No, ma io so fesserie, faccio... Guarda, ti faccio vedere un po' di tuoi personaggi in TV. Ruggero dell'Hollis, Leonardo da Vinci, la signora Lorena e il capitan Kirk dall'ottavo nano. Davvero vi faccio i miei complimenti per avermi invitato. Ah, che modestia, complimenti. Avete dimostrato un grande gusto per l'arte. Sì, è sicuro. A vedervi non si direbbe. Guardare loro dice il maestro. Grazie, grazie. È leggermente offensivo, non so se se ne è accorto. Lei è un ospite qui, sta offendendo, non so se... Puzzi di uova. Come devo chiamarla? Mi chiami semplicemente maestro. Oh. È casa mia, c'è, come potete vedere, i miei disegni, cosa? Le mie opere, le candele che ho inventato ora. La ricordate la lettera che avevo scritto a mio marito, Ugo? Sì. Quel coso curioso? Sì. Che il gasolinamento l'hanno mangiato e poi l'hanno umbrato perché lo fa schifo pure a loro. Cominciamo già a non capirci. Me lo traduco. Grazie. Quello che abitualmente mi auguro che se lo sbranino i cani e poi lo rigurgitino non trovandolo di loro gratimento. Ma c'ho un pezzo le uimaccio! Povero capitano, tutto solo nello spazio. Ma ci dica almeno cosa vede, così la localizziamo, mandiamo un satellite. C'è la luna qui! Ah! È piena! Che bello! E io dove mi metto? Ho capito. Che ho detto? Che c'è la luna piena. Ah, pure là! No, ho detto è libera? Non lo so. Sono Kirk! Sì.
E saluto anche Serena Dandini. Grande, grande Serena, grazie. Insomma. A cosa ti ispiri per inventare un personaggio? No, non mi ispiro a niente, non sono uno studioso, non studio la gente, sono robe che mi vengono così dal stessa Amanda Malate. Cioè, una mattina ti svegli e pensi, farò Jessica Morlacchi, sì, no, dire. No, non mi, no, ti ripeto, non faccio mai riferimenti a persone reali. È tutto sogno. No, mi vengono così, insomma, è a cervello che non è proprio granché, capito? E quindi mi viene una voce, un gesto. Ma le tue giornate come le passi? Senza nulla facente. Io, se non c'ho niente da fare, mi piace assai non avere niente da fare. Io purtroppo in questo periodo non ho il tempo di perdere tempo, che mi piace assai a me perdere tempo. E senza quando perdi tempo che fai? Sto a casa, guardo la TV, seguo le serie televisive, sono appassionato di serie televisive, insomma sto con la mia gatta, la mia fidanzata a casa, sto sul terrazzo, prendo il sole, insomma faccio proprio veramente delle cose da ozio puro. Senti, e poi quando ti chiamo Arbore, quella volta ti disse sono Renzo Arbore. Sì, io pensai è uno scherzo, come in tutte le storie più, diciamo, classiche. Ma lui dove ti aveva visto? Lui mi aveva visto attraverso un video che fece Gegé Telesforo a un festival del cabaret di Loano, mi pare. E fece un video che fece vedere ad Arbore e Arbore e gli piace. E tu avevi già, perché tu sai, tu avevi, cioè, quanti anni avevi all'epoca? Beh, no, avevo già 40 anni, no, avevo 30 anni. 30 anni, 30 anni, 30 anni. E avevi sempre fatto l'attore, sì? Sì, avevo fatto l'attore. Avevi sempre creduto nel tuo talento? Sai, tutti credono nel proprio talento, tutti Bravo. Quelli che percorrono questa strada sono convinti di avere talento, sono convinti che prima o poi diventeranno famosi. E sono diventati tutti famosi quelli che no, poi non si diventa tutti famosi. Questo è un mestiere meraviglioso se si diventa famosi, altrimenti si rischia di essere frustrati per tutta la vita. No. È il mestiere più bello del mondo. E hai mai avuto paura di avere quella frustrazione? Ma come no? Io dopo vari anni, dopo 13 anni di teatro impegnato, insieme a Stefano Sarcinelli, pensai di fare un percorso da comico, e i primi tempi, i primi mesi furono duri, per cui lì mi avvilì un po', però non sapevo che altro fare perché non ho mai fatto altro in vita mia. E fortunatamente poi invece andò bene insomma, e siamo qui fortunati qui. Anche noi, perché diciamo, ma fortunato io, ma ci mancherebbe. È bella la gioia di far ridere le persone. È meraviglioso. Io quando cammino per strada e la gente mi sorride e mi ringrazia. Ma che ti dicono? La cosa più strana grazie, che ti hanno detto? Grazie, grazie per farmi ridere, grazie per allietare la mia vita, grazie per le risate che ci fai fare, i bambini che mi abbracciano. I bambini, ho conquistato i bambini con Stasera Tutto è Possibile e poi certo. Anche con Tale e Quale. Dai, lo rivediamo questo brividi tipo appunto droga benefica per il cuore. Per opinioni. Questo è il capolavoro. Sono sulle canne dei bambù. Du, 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 du. A questo ci siamo emozionati davvero con ma Gabriele. Dice Cirilli che ti faceva, che era molto felice anche di farti da spalla, cioè ci ha raccontato l'altro giorno. Lui è molto carino, cioè, abbiamo trovato una sintonia, in realtà non ci eravamo mai incontrati veramente,
E qui abbiamo proprio... Perché poi due grandi performer, il rischio è che ci si oscuri a vicenda. Sì, no, ci invece una ogni volta come diceva che ci Gassman, scambiamo i ruoli. Non fu mai impallato, invece voi non avete avuto questa preoccupazione no, di impallarvi. No, noi ci stimiamo e ci vogliamo talmente bene che ci divertiamo, ognuno si diverte dell'altro, per cui quest'anno saremo di nuovo. Preparatevi. Vieni, andiamo allo specchio. Dai, manina, manina, a te vieni con me, manina, Paola come? Devono fare Paola e Chiara, vi prego. Paola e Chiara vogliono. Potresti raccogliere le ordinazioni per le imitazioni, facci questo, sì, facci quest'altro. Sì, 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 sì. Quest'anno ogni puntata cercheremo un terzo personaggio, probabilmente, per fare dei terzetti. Questo allora, che cos'è? Che faccio qua? Adesso ti facciamo vedere un po' di cose che ripercorrono la tua vita, un po' di persone importanti, ovviamente chi sono le persone più importanti nella vita di ognuno di noi, i genitori. Eccoli qua. Concepito a 62 anni mio padre. Dicevamo bellissimi, bello. Giovanni e Adele. E Adele lui sì. Clark Gable, veramente. Vero? E lei, bellissima, sembrava, come si chiamava quelle attrici degli anni 30? Sono no? quelle. Sono quelle. Sì, sì, belli veramente. Quindi tu belli. Sei nato, che tuo papà aveva 62 anni. 62 anni. Anni. Quindi insomma... Com'era avere un padre, per l'epoca ancora, non era così comune? No. Sì, poi all'epoca i 62 anni di allora non sono quelli di oggi, per cui era già anziano in qualche modo. E io ho vissuto un'infanzia abbastanza preoccupata, nel senso che mio papà era anche un po' malato di cuore, per cui io stavo sempre col patema d'animo, hai capito? Stavo sempre col maronna, mio padre, mamma mia, mo muore, mamma mia sta male, mamma mia, per cui non mi sono vissuto un'infanzia faticosa, devo dire. E poi quando avevo 20 anni è morto. Di infarto peraltro, quindi d'improvviso. Esattamente, esattamente. E quando poi è morto che cosa hai, cioè che era come il destino si compiva? Era insomma me l'aspettavo, perché insomma ti ripeto, ho vissuto sempre perché con aveva questa... poi 82 anni, aveva 82 quindi non era anni, per cui giovanissimo, mi certo. aspettavo che accadesse da un momento all'altro, però sai è sempre. E l'infanzia quando te la sei ripresa? Diciamo che però io l'infanzia comunque me la sono vissuta abbastanza bene, con questa preoccupazione, con questa ansia che mi porto ancora adesso, perché poi l'imprinting è quello. Ma quindi quando... sei ipocondriaco, ad esempio? No. E no, che non ansia sono... hai? Cosa che ti dà l'ansia? Più che ansia, inquietudine. C'ho una sottile inquietudine da sempre, che mi è rimasta. Rispetto a cosa? Ma no, sai di quelle robe che tu non sai manco perché, però ce l'hai dentro, nell'animo, ha un animo inquieto. Molto probabilmente, quasi sicuramente, è stato proprio quello, la preoccupazione della fragilità delle persone care. Quindi, peraltro so che papà faceva il ristoratore ed era talmente buono che andò che fallì perché dava da mangiare agli amici. Insomma, quindi inevitabilmente fallì e poi cominciò a fare il rappresentante di calzature, io lo aiutavo a portare le valigie, mi ricordo da bambino. E insomma erano persone speciali. E perché... mamma Adele era un grande amore loro, perché la mamma poi se n'è andata due anni dopo due papà, anni no? Dopo, come due spesso anni capita dopo. Nelle coppie che si sono molto due amate. Due anni dopo se n'è andata mia mamma, per cui io a 22 anni sono... Perché mia sorella, che abitava con noi, andò via dopo la morte di mia mamma, per cui io rimasi veramente solo in questa casa grande... E all'epoca non c'avevo neanche i soldi per pagare, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Però queste cose formano, queste cose fanno diventare forti le persone. Sì, certo. Se,
sono abbastanza... Come la riempivi la solitudine a 20 anni, a 22 anni? Beh, sai, a 20 anni si riempie la solitudine perché c'hai gli amici, c'hai un sacco di cose da fare, un sacco di speranze, avevo cominciato a fare questo mestiere, per cui lo riempi. Avresti mai detto a 20 anni che saresti diventato l'uomo di successo di ora? No, sinceramente. No. Lo speravo però, perché ti ripeti, tutto lo spero. Però se ti guardi indietro dici mi è andata bene. Beh, hai voglia, sono fortunatissimo. E in amore sei fortunato o sfortunato? Ma sì, sono anche fortunato. Sono io che però poi probabilmente non riesco a tenere in piedi veramente delle relazioni. Perché? Proprio perché mi porto sempre dietro questa sottile inquietudine. Mi fa paura l'idea della famiglia. Infatti io non ho formato una famiglia, non mi sono sposato, non ho fatto figli. Probabilmente perché insomma mi fa paura l'idea di avere figli, perché insomma dovrei frequentare uno psicoterapeuta, ma insomma, cioè, uno psicoterapeuta forse ti direbbe hai lasciato prima che ti lascino loro. Probabilmente sì. Un cuore in inverno. Un cuore in inverno, bello. Te lo ricordi il film? Bella sta cosa, bello. Un po' cuore in inverno. Un pochino, può essere, sì, un pochino sì. E poi però ci fai ridere, per cui diciamo... E quello è anche tutto una reazione. Tutto lo drammatizzi, c'è inquietudine, sai che c'è? Tanto vale ridere. Sì. Ma quella sai che insomma è un po', non è una banalità, ma molti che fanno ridere c'hanno sempre di fondo un'inquietudine. Pensa a Massimo da dover... Troisi, per citare un grande rapporto. Tu l'hai conosciuto mai, Troisi? Sì, l'ho conosciuto, ma non l'ho frequentato purtroppo e me ne dispiaccio tanto. E qui l'hai nominata tua sorella Tina, che peraltro ci ha lasciato poche settimane fa. Sì, un mese fa circa. Lei era più grande di me di 12 anni. Però giovane aveva sempre. Quasi 80 anni ormai. Io ho 67 anni. 67 anni. E quando fai 70 anni come festeggiamo? Dobbiamo, sì, qualunque cosa tu faccia, in qualsiasi programma, io vengo e ti vengo a trovare. No, ma dobbiamo fare una festa vera però, 3 marzo, bene. Sì, sì, una Tina, bella festa. La ricordiamo così. Bella anche lei, Tu non credi. Quando quant'è ragazzi. Se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai, pioggia, sole, abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ma bellissimi, bellissimi, 12 anni in più, per cui era anche una seconda, ed è anche grazie a lei che io faccio questo mestiere, perché da bambino mi portava a cinema a vedere i film d'avventura, a vedere i film con Fred Astaire, e mi faceva venire ancor più la voglia di fare questo mestiere, quindi devo dire grazie anche a lei per quello che sono diventato. Che cosa ti ha insegnato nella vita, insomma, che cosa ti ha trasmesso secondo te? Mia sorella. Tua sorella. Ma un sacco di roba, perché era grande, per cui io ogni tanto frequentavo i suoi amici, le sue amiche, essendo più grandi di me, mi insegnavano cose, per cui io... Che ti insegnavano? No, c'erano le sue amiche che approfittavano di me e... Stavo scherzando. No, voglio dire, frequentando persone più grandi, e tu io che imparavo... se ti dovevi confidare di, non so, un segreto, un amore, una cosa, gliene parlavi? No, quello no, no, perché quello c'è, no. Perché lo so, sì. Fratello-sorella è un rapporto sì, quello no, quello forte, no, quello. Però magari sull'intimità uno sì, si ferma. Sì, quello no. Però, e lei con te nel corso degli anni? No, lei è stata sempre, era una mia grandissima fan, tra l'altro. Proprio... Ma lei ha avuto figli? Quindi tu hai dei nipoti? No? Sì, miei nipoti che a loro volta hanno dei figli. Quindi sei un prozio? Io ho un sacco di nipoti e pronipoti che saluto tutti, che saluto. Ciao, ciao ragazzi, vi voglio bene. E poi c'è lei, la tua vera compagna di vita, perché
ognuno di noi ha bisogno di una compagnia nella vita. E c'è Luisa. È della compagnia migliore. Luisa dorata, Luisa. Il gatto matto vigila sul tetto. Il gatto matto guarda tutti con sospetto dall'alto. Controlla ogni strano movimento. Il gatto amore, fuori, gatto matto, che dici, ci vogliamo alzare? O vogliamo stare tutta la giornata a letto? Controlla tutta la città. Ma sì, dai, restiamo tutta la giornata a letto. Sulla porta, chissà cosa vorrà. Mi fissa con diffidenza. Sul ciglio della porta lo tocco. Si gonfia, mi graffia, poi scappa. Non si fa vedere. Il gatto matto si nasconde nel cortile. Non sono loro a essere i nostri gatti. Siamo noi a essere i loro umani. Quanto è vero, l'ho vista nella valigia, quando tu parti dove la lasci? Sì, la lascio a casa, poi viene una signora a darle da mangiare. E quando torni? E quando torni mi fa le feste, non è mai arrabbiata con me, quando torno alcuni animali si arrabbiano. Se ci fosse una partner, se tu tornassi dici magari si arrabbierebbe. Ma non è così semplice, loro sono... Dove l'hai trovata Luisa? Me l'hanno data, me l'hanno portata... Primo gatto? Una mia amica, sì, una mia amica mi... Quindi è un amore tardivo? No, il primo gatto, io ho avuto, avuti ho avuto gatti, ho avuto cani e gatti contemporaneamente... però questa è proprio veramente... Cosa ha di speciale diventata... Luisa che le altre non avevano? No, lei è proprio umana, lei è proprio... È vero che noi umanizziamo, ma lei è proprio che veramente... Che fa di umano? Ma parla, mi risponde, mi chiama, ma fa delle cose veramente incredibili. Ma poi si vede dagli occhi, dallo sguardo, meravigliosa. Vabbè, poi quando ci innamoriamo... dei nostri animali diventiamo stupidi. Meno male che siamo un po' stupidi. Io sono ospite suo, ovviamente. Ovviamente, certo, ti concedo il privilegio di stare nella sua casa. Sì. Vieni con me, Francesco, grazie per lo specchio. C'è qui l'amico Mezzancella che ha deciso di fare cosa? Grande. In realtà dovremmo anche fare con brilli. L'amica Jessica. Allora, io ho visto e ho saputo che tu mi hai imitato. È una cosa, insomma, voglio dire, essere imitati da te potrebbe essere un privilegio, diciamo. Ma tu mi hai sfottuto. Tu non hai fatto un'imitazione da omaggio. Tu hai fatto un'imitazione e hai detto sfotta Paolo Andoni. Io Cirilli non lo so fare, come faccio? No, ma Cirilli non ci vuole niente, basta che dici viva... Vabbè, aspetta, faccio un pezzettino in abruzzese, casomai. Inizia tu. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce dei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui. Non lasciarmi così. Nudo con i brividi. A volte non so esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle. In abruzzese. E i paghes per irmene, i accettes per una busci. E te volessa mamma, i sbaglio sempre. E mi vieni brividi, brividi, brividi. E ti faccio una fortuna. Grande, bravissimo. Grazie Francesco. Grazie a te. Salutiamo Mahmoud e Blanco. Salutiamo la mamma di Mahmoud. A mamme Mahmoud. Sì, perché lei sa perché. A mamme Mahmoud. Ciao. Ciao. E ribadisco che ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. È la mia biografia sentimentale. Grazie Francesco. Grazie. È stato bellissimo. Ci vediamo presto. Ciao. Grazie. E